Allora Katsu, ti ho chiamato perché siamo completamente nei guai. Come siamo nei guai, Matti? Siamo nei guai. Oggi è il compleanno di Lin e da come ti avevo detto ieri al telefono dobbiamo organizzargli una festa a sorpresa, solo che sono andato un po' troppo oltre con i tempi perché stamattina mi è arrivata la PlayStation 5 e quindi ci ho giocato tutto il giorno. E ora sono le 6:41. Ciò significa che tra 20 minuti Lin arriverà, perché è uscita oggi pomeriggio, e arriverà circa alle 7. Noi non abbiamo preparato niente per la sua festa. Aspetta, Matti, il problema è il tuo. Tu sei il suo ragazzo e sono fatti tuoi se non hai preparato la festa, non hai preso i regali, a me non frega nulla, io ne vado, ciao. Oh no, dove stai andando? Dove stai andando? Io non mi voglio prendere nessuna colpa. Oh mio Dio, come farò? Se adesso tu te ne vai, io resto da solo, non ci sono i regali, è finita, capisci? Siamo fregati. Sto scherzando, Matti, è tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. Ti sembra che l'amico di Ninna non gli faccia i regali? È tutto in camera tua, non preoccuparti. Stavo per svenire. No, in realtà sei svenuto, Matti, quindi alzati per favore, prepariamo sta festa perché tra 20 minuti viene Ninna. Non c'è tempo per svenire, guarda che cosa ho preso io invece. La mia camera si è letteralmente trasformata in un negozio per le feste, guarda quanti palloncini ho! Aspetta, e poi ti devo far vedere una cosa che sicuramente ci aiuterà a far luce. Boom! Wow, bella la scritta, Matti! Quando dicevo che ho passato tutto il giorno a giocare alla PS5, non era una scusa, ero serio, mi è arrivata oggi. Non è colpa mia, capisci? PS5 non posso smettere di giocarci. Quindi, Matti, mi stai dicendo che la PS5 è più importante di Ninna per te? No, non sto dicendo assolutamente questo. Facciamo che prendiamo i palloncini e non ci pensiamo più a questa cosa. Come se fosse semplice. Sono fatti tuoi, in qualche modo devi ripagare. Io non voglio lavorare, prendi i tuoi palloncini e portali. È un blocco unico, non posso dividerli, sono tutti attaccati. Aspetta, li devo tirare, sono troppo pesanti. Sì, sembra strano dire che dei palloncini sono troppo pesanti. No, Matti, in realtà non sono i palloncini che sono pesanti. Fai poca palestra, sei scarso tu. Ma che cosa dici? Ho bisogno di una mano. Va bene, Matti, solamente perché è pesante questo? È pesante? Ti ho detto che devi spingere più chili quando sei in palestra. Dai, non ci vuole niente, non pesano nulla i palloncini. Va bene, in realtà è soltanto perché io sono un pochino stanco, tu invece sei carico e fresco durante la giornata. E guarda adesso come riesco a portarli questi palloncini, Tu non ce l'avresti mai fatta, guarda che bicipiti. Abbiamo un problema, c'è il nome che non ci mette bene, come dobbiamo fare? Oh porca miseria, 9, alzati. Aspetta, ho un'idea, se facciamo in questo modo, aspetta ti faccio vedere. Wow. Si mantiene così, il problema è che Ninna non ha fatto 91 anni, ne ha fatti 19. Aspetta un attimo, tu sei sicuro che Ninna non abbia fatto 91 anni? No, sono abbastanza sicuro, non è ancora brutta quanto sua sorella gemella. Sono 19. Sì, beh, effettivamente sua sorella gemella sembra abbia 191 anni, neanche 91. Perfetto, i palloncini... Sì, perfetto, cosa? Li ho messi tutti quanti io e tu fai finta che l'hai fatto. Scusa, abbiamo me... Soprattutto Kazu ha messo i palloncini così è tutto pronto per le sue magnifiche foto. Guarda qua, tutto rosa, ho anche la felpa in tinta con i palloncini. Ora però dobbiamo pensare ai regali. Matti, ricordi il regalo che ti dicevo? Aspetta, quale regalo? In realtà non mi ricordo niente. Il regalo che io devo fare a Ninna, bene, questo è il mio regalo. Cosa ne pensi? Ci ho messo tantissimo a trovarli. Sì, sicuramente gli piaceranno dei piedi giganti. Io spero che Ninna non voglia smettere di essere tuo amico, devo essere sincero. Ma guarda che tra poco inizierà a fare tanto freddo e quindi grazie a questo avrà sempre i piedi al calduccio. Mi sa che li ha usati in jack-up, che schifo, puzzano! Ciò che non vi abbiamo detto è che in realtà faremo tantissimi regali a Ninna, tutti super divertenti. Infatti non faremo un regalo serio, tipo un gioiello, una borsa o qualsiasi altra cosa, perché quel regalo serio ovviamente arriverà dopo. Adesso gli daremo tutti gli oggetti più divertenti che esistano. E quando intendo tanti regali, intendo una busta intera di regali. Già, ci sarà da divertirsi. Allora, facciamo in questo modo. Lasciamo i regali esattamente vicino ai palloncini, così Ninna vedrà i super mega palloncini e poi magari penserà un pochino meno a quei regali piuttosto
Scadenti ma divertenti, scadenti ma divertenti. Matti, ho un'idea. Visto che abbiamo fatto già tutta sta roba per Ninna, perché non le facciamo anche una sorpresa? Quindi spegniamo tutte le luci e facciamo finta che non siamo in casa. Vedi? È per questo motivo che ho chiamato te, perché ti vengono sempre le idee più geniali. Bravissimo, spegniamo tutto quanto, troviamo un posto per nasconderci e quando Ninna sarà entrata in casa le urleremo: sorpresa Ninna! Kazu, Kakazu, ci siamo. È il momento che stavamo aspettando. Ninna mi ha appena scritto che sta tornando. Dobbiamo iniziare a spegnere tutto. Corri, corri. Allora, luce, luce. Le stai accendendo, non le stai spegnendo, Matti. Hai ragione, io sti interruttori non li capisco. Sto continuando ad accendere luci? No. Ok, aspetta. Matti, guarda che ne sono rimasti alcuni accesi. Ad esempio quella. La vuoi andare a spegnere? Io la spegnerei anche. Solo che non mi ricordo dov'è l'interruttore. Non ti ricordi dov'è l'interruttore? O hai paura del buio, caro Matti? No, 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 ma di che cosa stai parlando? Io non ho paura del buio, io sono un uomo. Sì, e perché hai attivato la torcia sul telefono? Perché non posso rispondere a questa domanda in questo momento. Ok, cazzo, Ninna sta arrivando, spegni la luce, spegni la luce. Ok, nasconditi. Perfetto. Oddio, abbiamo lasciato la mia stanza aperta, è tutto blu lì. Eccola, eccola. Senti, senti. Willy, ma ci sei tu per me? Ciao, dov'è Matti? Dov'è andato? Matti? Tre. Guarda, guarda che di qualità, è molto bello, Ma questo è 19, ma io in realtà ne faccio 8. Ne fai 8? Guarda, in realtà noi prima ci siamo sbagliati e abbiamo messo 91. Poi abbiamo pensato, no, 91 è troppo vecchia, quindi dovrebbero essere 19. Ma guarda che sorpresa abbiamo preparato per te! Questa è una bellissima sorpresa tutta per me, non per te, Ninna, ma la sorpresa non finisce qui, perché guarda qui, sono tutti regali per te. Prego, scartali tutti. Vado? Allora, aspetta, c'è da dire una cosa. Dato che noi siamo Ninna e Matti e il nostro amico speciale Kazu, non è che possiamo fare dei regali normali. Di conseguenza io e Kazu abbiamo pensato a qualcosa di un po' più divertente del normale, sì. E quindi ora mi avete regalato una chitarra, perché io so suonarla, sì. Esatto, sì. Basta che non canti però, Ninna, mi raccomando. L'importante è suonare, ma non canti. È il mio compleanno, no. È il mio compleanno. In realtà, Ninna, ti consiglio di non sprecare la tua voce, perché uno dei regali che c'è là dentro potrebbe piacerti molto. Va bene, però devo prendere lezioni di chitarrista. Sì, perché ormai con quelle di canto sei un'esperta, giusto? Esatto. E di chitarra, Ninna, comunque, anche l'italiano ti potrebbe servire. Vabbè, lascia stare, prendi il prossimo regalo. Ninna, facciamo finta di niente. No, 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 non l'apri, Ninna, non è un... C'è un regalo? No, no, hai non... fatto un anello? No, non è... non è un regalo per te, Ninna. È una matriosca. Dov'è il regalo? Cazzo, ti avevo detto che quella scatola la dovevamo togliere. Non c'entra niente col regalo di Ninna. Ops. Beh, questi spaccano. Questo è bello. Questo è un bel regalo, Natalizio. Questo è un gran regalo. Te lo devi tenere fino a quando non finisci tutti i regali. Va bene. Prossimo, non perdiamo tempo, dai. Delle pantofole. Sì. Sì, più queste altre, mi raccomando. Queste qui le devi indossare tutte le sere e tutte le mattine quando ti svegli. Oh, mamma mia. Però sono della sua misura. Sì, è vero. Hey, yo. Ok, prova a camminare. Oh, yes. Queste sì che sono delle pantofole. Sì, in realtà questi me li ha dati il commesso, perché ho comprato così tante cose che mi ha detto questi sono in omaggio. Calzini con i cagnolini. Sì, calzini con i cagnolini. Cazzo, io te lo dico, preparati alle tue orecchie, perché potrei aver fatto un regalo un po' troppo azzardato. No, Matti, ti avevo già detto che la chitarra era da evitare. Perché hai preso queste e non mi hai detto nulla? Ragazzi, io mi impegno, scappo, ciao. No. Perché ho poca voce. Come non canterai? Meno male allora. Ninna, ti presento uno dei regali più belli del mondo. Siete pronti? No, non siamo pronti. Tanti auguri a me. Tanti auguri a me. Tanti auguri a me.
mio video. Vediamo che c'è poi. Scusate, ma io sono più Babbo Natale che una renna. Non mi sa bene? Facciamo che aspettiamo un mese prima di Natale, ok? Ora non ci voglio pensare. No, 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 fidati, ti sta benissimo, Ninna. Uffa. Che cos'è? Oh, cos'è questo? Niente, niente. Kazu. Facciamo finta che non l'hai visto. Beh, in realtà questa era una corda che dovevamo attaccare con scritto buon compleanno, solo che ce lo siamo dimenticati. Siete dei fanzacchiotti. Meno male che le è piaciuto il microfono. Matti! E ovviamente non può mancare un po' di sano sport. Questo è il tuo ultimo regalo, Ninna. E vabbè, avrai molto tempo per allenarti, stai tranquilla. Matti, vai. Vado? Vai. Sei sicura? Ok. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Corinna, tanti auguri.